Due ore di strada. Andiamo a prendere il coppo del camino. Chiedo che ho un tubo del 15, quello con il buco giusto. Arrivo a Perrero, provo a montarlo, il buco è piccolo. Con chi me la devo prendere io? Spettatori, forza Milas! Siamo bene le nostre ultime 5 piastrelle e la cameretta è finita. Tac. Vuoi anche dire quali sono le diverse sfide incontrate? Niente che vi racconto. Praticamente al panettiere vicino casa, nostro vicino, si è allagata la cantina dopo che hanno rifatto il canale di fianco a casa. Quindi hanno dovuto tirare su tutto, rifare il canale e in questo ci hanno bloccato la strada di casa, per cui il camion con legno non potrà arrivare fino a destinazione. Vabbè. Martedì, inoltre, martedì 8, danno la prima nevicata dell'anno. Il lavoro sarà più o meno questo. Allora, lunedì saliamo, aspettiamo l'arrivo del camion con le nostre 9 travi da 6 metri e aiutiamo a scaricare quel maledetto camion. Trasportiamo la legna da dove l'abbiamo scaricata a casa, visto che non abbiamo il passaggio. Leviamo l'ultima parte di solaio, mentre magari altre due persone iniziano a smantellare e a montare la prima trave del giorno. Continueremo a rimuovere le travi, rimettere le travi, rimuovere le travi, rimettere le travi. Metta la cera e poi leva la cera.
passa la scera, spassa la scera. Esatto. Dopo si monterà il palchetto sopra. Alla fine del secondo giorno speriamo di aver montato tutte le 9 travi e averle già incementate ai muri portanti della casa, così da iniziare poi con il mercoledì buttarci subito a cannone su tutto il palchetto. Non dico di finirlo tutto in un giorno, ma magari riuscire a fare mezza casa e lasciare l'ultima metà per un weekend che saliremo. Ma non potevate prendervi una bella casa in città? Eh? Fatta, finita col box. Ma dai! Ma cosa stai dicendo? Giornata finita, buonanotte, buonanotte, dormo fuori con Telma io. Stiamo grattando tutto il gesso. Allora, oltre a grattare con la mitica giraffa, oggi portiamo Bianca e finiamo anche la cucina sala. E invece di là il nostro Ennio, come al solito, visto che è l'unico in grado di farlo, tira tutto. Guardate, da giallo catarro a bianconeve o a bianconiglio, potete scegliere voi. Thank you.
Ciao a tutti. E allora questa è l'entrata di casa B, con il balconcino. Da qua entriamo e avremo cucina, quella che sarà la sala, tutto molto vicino, la camera da letto, è ancora tutto da arredare. Qua c'è un altro balcone. E non vi preoccupate, perché appena finiamo casa dobbiamo occuparci di tutto il fuori. Poi di qua abbiamo il bagnetto, il magazzino, e di qua ci sarà la camera degli ospiti. Ecco. Era una semplice giornata. Tutto doveva ancora succedere. Il camion non era ancora stato prenotato, solo il tecnico del computer era in grado di poter aiutare i nostri eroi. Le belle notizie non arrivano mai da sole. Il video sta per essere completato e la conferma. Bound for you. Quelli you sono io. Bound for me. Hai idea di quanta roba dobbiamo caricare? Sei pronta? No. Sono morto. L'abbiamo fatta caricare. Voi non avete idea di quanta roba c'è qua dentro. Proviamo a entrare? È arrivato il momento di presentarvi il più vecchio del mulino di B. Lui è Elio. Dopodomani fa 12 anni. Non sarà qua a guardia del mulino di B perché lui è in pensione, ormai non fa la guardia più a niente. Ciao a tutti, vogliamo l'occasione per presentarvi il nuovo membro di questa grande famiglia. Lui è una pecora, un cane pecora. Non sapevamo se prendere una pecora o un cane, e allora abbiamo preso due. Beh, però se ti piacciono gli animali un po' così bislacchi, come noi. Benvenuti. È 18 giorni che viviamo al mulino. Questo è il nostro ufficio delle riunioni. Non ce la passiamo male, eh? Resistono all'acqua, ai morsi, ma non alla morsica. Buonanotte. Una volta finita la staccionata siamo passati allo zoccolino. Guarda, non guardo più via.
il vespaio a granchio. Qua faremo la nostra colata di cemento. Per portarla fino a livello di lì. Di lì uguale. Byron non si fida. Qualche zampetta di cagnolino che è passato, ma direi che è... lo definirei il master chef dei pavimenti. E eccoci qui alla fine del video, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi a tutti i nostri canali Facebook, Instagram, YouTube e Patreon. Spero che vi sia piaciuto questo video, intanto noi siamo sempre più pronti per aspettarvi su Al Mulino di B.